Giorno 5. Dove sono? Ehi, sei sveglio? La missione non è ancora arrivata. Sembra che oggi si parta da Tipsy Top Soul. Comunque, scusa per ieri. Ho passato il segno con quanto ho detto. Ho passato il segno, ho passato il limite, semmai. Il segno non ha granché senso. Che non sono meglio di un demone. Rhyme. Bene, ora come ora, dobbiamo concentrarci sulla missione. Già, hai ragione. Per Pete. Ecco, la missione. Libera Cold Spagna dai rumori. Hai 200 minuti, fallisci e sarai cancellato, i demoni. Ai! Il timer. Liberarla. Allora dobbiamo eliminare qualche rumore. Cold Spagna è da questa parte. Allora andiamo. E sicuramente sarà bloccata. Ovviamente. Allora, fammi vedere. Siamo da qualche parte che abbiamo già visitato? Questo è il tizio dell'altra volta. Da dove vengono tutti questi prodotti? The fuck? Prima, signor demone. What? E ora queste spille rosse col teschio. Non disdegno certo un affare. Ma almeno sapere qualcosa su questo misterioso fornitore. Sento puzza di rischio. Che fare? Ci sono, chiederò al signor demone. Cos'ha quel tipo? Signor demone. Sta avendo un infarto? Sembra una specie di divinazione. Vedi che ha messo quella moneta da 10 yen sulla carta? Prenderà una decisione a seconda di dove si muoverà. Vuoi dire dove lui la muoverà? Non si muoverà di certo da sola. A meno che non gli facciamo un piccolo scherzetto. Pensi di poter usare il tuo psico per dare una spintarella alla moneta? Bianco, vai verso il bianco. È così rapido, è così risoluto, ecco il mio demone. Meraviglioso! Un attimo, l'ultima volta. Si muoverà di certo più lentamente. Ecco, la stavo guardando così intensamente che forse l'ho urtata o qualcosa del genere. Facciamo un altro tentativo. Più piano, insomma. Ecco qua, è bianco? Bianco! Una risposta chiara come il sole. Niente batte il signor demone quando ti servono delle risposte. Va bene, bianco significa. Cosa avevo chiesto? Signor demone, qual era la mia ultima domanda? Questo è cretino, proseguiamo. D'accordo. Signor demone, ah, ottimo. Allora, io sistemerei un attimo le spille nuove e metterei questa qui del fendente e quest'altra qui dei proiettili. Vorrei riuscire a trovare un negozio per vendere della roba. Forse di qua possiamo andare? Volete passare? Quanto ci fai? Quanto ci fai? Ovviamente. Allora eliminate due dei maggiori simboli di rumore di quest'area. Maggiori simboli? Intendi i più grossi? Credo che sia uno è quello lì. Allora, io ne vedo solo uno, quindi per adesso. Ah no, guardalo là, guardalo qua. Uno e due. Punzca, 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 punzca. Allora, abbiamo fendente su nemico e proiettile. Ok, allora. Via, stupide. Allora, è un po' difficile riuscire a fare i fendenti, come dicevo. Allora, calmo, via da qua. Colpisci, Shiki! È un po' difficile, come dicevo, non è infattibile, però diventa molto. Ehi, colpisci? Colpisci, non ti fermare solo perché hai livellato.
Stavo dicendo, diventa molto tedioso continuare a muovere così il controller. Solo quello. Aia, che male! Colpisci, Shiki! Continua a menarlo! Ecco qua. Oh, calmo, via! Allora, via da qua. Oh, allora, devo dire che la combinazione catena più la nostra zacchettata non è male. Può essere fattibile, ci rende... Quanto, scusami? 50, minchia, grado A, stiamo migliorando, eh. Scusa un secondo, quanto abbiamo preso? 2 da 1000, ok, mi sembra di aver visto 5000. Abbiamo preso però una da 1 e una da 10, va bene. Però dai, stiamo già livellando queste due che non è male. Credo che i rumori maggiori siano quei due, no? Volete passare? Ah no, ok, obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Grazie. La Murasa non è quella che abbiamo visto l'altra volta? Quella nel negozio? Questa però colpisce verso l'alto. Ok. Minchia, 10.000 yen. Alla faccia del cazzo. E siamo in una zona commerciale. Dobbiamo soltanto eliminare i rumori di questa zona, giusto? Cominciamo. Perché la vedo molto più difficile di quanto in realtà non sia. Tra l'altro, prima di tutto, visitiamo un po' le zone. Ehi là, benvenuto da Emax. Ah, una traccia, ok. Vediamo, missione, aumenta l'attacco. Irolicam e metallo raro. Due metalli rari ci servono. Più questa, vuoi un oliarco. Traccia un cerchio in uno spazio vuoto. Questa spilla non può evolversi. Sì, ok, ma cosa fa? Dice solo fai un cerchio, ma non dice che cosa fa nello specifico. Ok, già questo non mi convince molto. C'è Makoto. Vediamo cosa sta pensando. C'ha un problema. Andiamo a risolverglielo. Makoto, sono qui per aiutarti. Allora, aspetta. Stupide ranocchie. Spara tutti, Shiki, colpisci la rana. Ecco qua. Allora, purtroppo fare, come stavo dicendo, i tracciati non è cosa semplice, purtroppo. Di qua, perfetto. Colpiti. Ecco qua, colpisci lo Shiki. Perfetto, direi che ce l'abbiamo fatta. Fare i tracciati così è molto complesso. Nuovo livello, grado B. Non male. E abbiamo risolto un problema al tipo. 5.000 yen. Se n'è andato? Ok, basta autocommiserarsi. Ho un lavoro da fare e lo farò. La persistenza paga. Prima di tutto devo trovare i biglietti per il torneo di Team Pin. Prima devi fare il tuo lavoro? Sarà meglio che mi accovacci qui per controllare il marciapiede. Che eleganza. Marciapiede? Biglietto di Team Pin, ok. Vediamo se c'è qualche negozio. Ok, c'è il Mexican Dog. Ah, ma è la tipa di prima. Ehi, Mina, dove eri ieri? Ieri? Ah, 104, già. Il principe era lì per un evento speciale. Avresti dovuto vederlo. Oh. Quindi non eri, diciamo, per esempio, ai grandi magazzini Shibu. Eh? No, non mi pare, perché... Niente, lascia stare. Ma io vorrei comprare, cioè me ne frega un cazzo delle loro vicende. A volte il cibo semplice è anche il migliore. Questi piccoli dettagli ti fanno capire chi piace cosa. Una volta digerito aumenta l'attacco di 1. Ma può essere qualcosa, eh. Una volta digerito tasso sincronia 100. Una volta digerito tasso sincronia 100. Ma io comprerei questo per Neku. E grado livello 2, perfetto. Vabbè, grazie a te, amico. Beh, un po' di nemici ci sono, eh. Allora, diamolo dog a Neku. Ehi, un tizio vestito di nero qua.
Eh? Come butta giocatori? Volete che elimini la barriera? Allora compratemi un CD. Quello che... Oh, come si chiama? Ah, l'ho dimenticato. Sto solo cercando di redimermi, sapete? Procuratemi quella canzone e vi lascerò passare. Redimerti, eh? L'unico negozio che aveva un CD musicale era quello di prima. Vediamo. Ma oh, porca miseria, non abbiamo abbastanza soldi. Ce ne mancano 100 yen, no. Quando cerchi redenzione. Perfetto, ci servono soldi. Come facciamo a farli? Non mi ricordo. Me lo sono appena ricordato come cazzo si fa. Bisogna buttarle per venderle. Genio, che cretino che sono. Una per ognuna me le terrei. Però per adesso, quante ne abbiamo? Abbiamo 13 da 100 e 13 da 500. Venderei un po' di queste qua da 500. Facciamo una decina, che sono comunque 5.000 yen. Venderei magari due di queste qua da 5.000 per ora. Non le vendo tutte perché si sa mai le missioni le vogliono. Però per adesso abbiamo un po' di soldi in più. Allora, compriamoci... No, dove vai? Redenzione, perfetto. E via da qua. Eccote la tua redenzione, amico. Oh, l'abbiamo trovato, giusto? Ehi, me l'avete portata? Sì, è proprio quella canzone. La melodia è simile a un raggio di luce che perfora l'apatia oscura del PS. Il faro che mi guiderà fuori dal labirinto. Capite? Quella canzone mi trasmette davvero qualcosa. È come se mi trasportassi in un altro mondo, capite? Cavoli, sono un vero poeta a volte. Ok, ho copiato tutto dai suggerimenti. Ma dovresti leggerli anche tu, amico. Molti suggerimenti contengono informazioni utili. Ad ogni modo, devo scappare. Ma la canzone è molto carina, vero? Barriera eliminata. È un tipo molto particolare. Peperoncino rosso. Wow, fa vedere. Secondo me, la butto lì e aumenta l'attacco. Vediamo. Usa ignete questa per preparare alimenti, dimostra il tuo coraggio. Un bel po' di senape, unisci lo dog. L'avevamo appena preso lo dog. Però hot dog piccante esclusivo. Peperoncino, carne di prima scelta e metallo raro. Che cazzo me devo fare del metallo raro per fare... Va bene, guarda, non mi chiedo altro. Ok, quindi serve per craftare. Non ci serve da mangiare così a cacchio di cane, ok? Va bene, continuiamo a fare un giro intanto. Vediamo da questa parte dove finiamo. Questi so chi sono. Questi qua li conosco. Sì, non vedo l'ora di partecipare al torneo. Dai, Yammer, iscriviti anche tu. Il primo premio è una spilla eroe. Ciccio, quelle sono rarissime. Torneo? Che torneo? Guarda il poster. Team Pin Slammer. Il super torneo di Team Pin Slammer. Potenti guerrieri, fatevi avanti. Ah, è per Team Pin Slammer. Oramai ci giocano tutti da questi tempi. Team Pin Slammer, eh? Che gioco stupido. Vorrei imparare le basi, quello sì. Non mi ricordo come si gioca. Maialino. Mio. Ti ammazzo, ti ammazzo. Non capivo la prospettiva, ti giuro. Ma no, scappa. Maledetto. È andato via. Bastardo. Abbiamo bisogno di spille migliori. Forse qua però possiamo comprare qualcosa. Aspetta. Ah beh, ci abbiamo di nuovo questa qui che già abbiamo. Però anche i cappellini non sono male. Ok, Shiki lo indossa, aumenta l'attacco. Niente male. Io lo comprerei. Ecco qua, grazie a te. Vediamo qui. Pelle resistente, metallo raro, gilet da motociclista. Quando lo indossa Neku aumenta l'attacco. Perfetto, grazie. Quando il tuo partner lo indossa, le mosse finali delle combo a volte infligge spezza attacco. Per un po' di tempo mantenere le carte fusione. Aumenta i punti ferita. Io comprerei anche questo. Che bruttino sto pupazzo. Avrei molto più tempo per maneggiare le tue carte fusione. Oh, prendiamolo. Vediamo l'ultimo negozio. Mostra il tempo trascorso. Niente di utile. Però quanto ci fa? Attacco e punti ferita. Coraggio minimo 26 e noi ne abbiamo molto poco, quello ne sono sicuro. Difesa, aumenta la difesa di Shiki, aumenta i punti ferita. Vabbè, grazie amica. Speravo di comprare qualche spilla, sincero. Va bene, tutto quello che dobbiamo fare è ripulire questa zona, allora proviamoci. Marchio debole, oh cavolo. Benissimo. Devo dire che ce la stiamo iniziando a cavare molto meglio. Ce la stiamo cavando molto meglio. Vabbè che siamo ancora all'inizio, eh. Non mi aspetto che ci ammazzino. Però non sempre avremo vita facile. Ora che abbiamo
bene o male le combo possiamo cavarcela molto meglio. Ok, perfetto. Qua è tutta questione di ripulire alla fine. Non penso ci sia molto altro da fare. Ecco fatto. Però perlomeno, grazie a tutte queste spille nuove, non abbiamo più problemi, perlomeno, con i girini. I girini erano veramente un problema. Vediamo, risultato secondo me è una B. Peccato, per due colpi facciamo 50. Abbiamo preso una 100 combo incrociate, mica male. E abbiamo ottenuto 3000 yen. E beh, abbiamo ottenuto un bel po' di soldi. Mica male. Estensore della barra. Non funziona. Non stanno nemmeno diminuendo. Perché continuano ad apparire rumori? Credi che qualcosa li stia attirando? Sicuramente ci sarà un demone da qualche parte. Se è così, dobbiamo distruggere la fonte. Qualunque cosa sia. Andiamo, Ai, qualcosa non va. Era un maschio e una femmina, non lo sapremo. Neku, guarda! Quelle due ragazze che hanno appena lasciato il ristorante. Ah, sarà lei che probabilmente li sta evocando inconsciamente. Ai, sei arrabbiata con me? Non essere ridicola. Sei sicura? Sì, ok? E che cacchio. Wow, quanti problemi. Wow, guarda quanti rumori. Cos'hanno quelle due? Sembra che stiano litigando. E questo sta attirando tutti i rumori. Credo che abbiamo trovato la nostra fonte. Ok, proviamo a eliminare i rumori vicino a loro. Però, visto che il brand è debole, io cambierei le mie spille.